Salernitana in vantaggio, ti chiedo scusa, 29esimo minuto, gran gol del solito Candreva su respinta corta da parte della difesa napoletana nel derby campano. La Salernitana in vantaggio dopo 29 minuti, calcio di rigore a favore del Napoli, tutto è pronto o quasi per il tentativo di trasformazione affidato a Politano. La porta è quella alla nostra destra, vicino alla curva A, la rincorsa molto lunga di Politano contro Ochoa, il tiro e il gol del pareggio, il Napoli pareggia in estremo. Remis trova dal dischetto il gol assegnato via VAR. Napoli e Salernitana viaggiano sull'1-1. La battuta di Raspadori, l'uscita di Ochoa che respinge di pugno, si rialza, vorrebbe il fallo, il tiro e gol in mischia per il 2-1 del Napoli. Ochoa che voleva il fallo si è visto superare da un pallone vagante, nulla da fare per il portiere della formazione ospite. Il Napoli trova ancora in recupero il gol importantissimo del 2-1. Suslov ha innescato sulla destra Ngong, sta per partire il calcio d'angolo che è stato generato dall'intervento in scivolata di Valukiewicz. Cross, colpo di testa, palla in rete probabilmente, sì! Djuric, incornata da calcio d'angolo, palla che era andata a baciare la parte bassa della traversa prima di terminare in prossimità della linea di porta. Da questa nostra angolazione non era possibile verificare che l'incornata fosse stata vincente, poi l'arbitro ha fatto segno che è gol e al minuto 3 del primo tempo si sblocca la gara del Bentegodi, l'1-0 dell'Hellas. Attenzione alla stoccata di Ngong, il raddoppio del Verona al minuto 11 sul primo palo. Caprile si è fatto superare da questa conclusione potente, bassa, velenosa, ed è il sesto centro stagionale per Ciri Ngong, soprattutto il gol del 2-0 del Verona contro l'Empoli. E ci prova a segnare ora con Berezinski di testa, colpo di testa, arriva il gol dell'Empoli, colpo di testa nel centro dell'area di rigore, credo Cambiaghi sia andato a saltare, saremo più attenti nel dirvi il nome del marcatore, Zurkowski ritorno al minuto 19, cambia il risultato del Bentegodi proprio mentre in qualche modo andavamo ad elencare i guai offensivi dell'Empoli, a trafiggere con un colpo di testa ben calibrato da dentro l'area Montipò. Verona 2, Empoli 1, riduce le distanze al minuto 18 Zurkowski. Calcio di rigore in favore dell'Inter. A rincorsa breve da parte di Akan Çalhanoğlu con il destro. Tiro, rete! Inter in vantaggio al 12esimo minuto e sono 7 su 7 dal dischetto per Akan Çalhanoğlu. Ottavo gol per lui in campionato. Sorrentino spiazzato, pallone basso che ha terminato la sua corsa alla sinistra dell'estremo difensore del Monza che invece è andato dalla parte opposta verso destra. Monza 0, Inter 1 e dominio nerazzurro. Ancora l'Inter pericolosissima con Di Marco, pallone basso, rete dell'Inter di Lautaro, rete di Lautaro sotto porta, erano in due che potevano scaraventare il pallone in rete, Lautaro Martinez e Thuram che era sul secondo palo, pallone è arrivato a Lautaro Martinez che in scivolata ha depositato in gol. Siamo al 14esimo, l'Inter ha raddoppiato con Lautaro Martinez. Ecco l'Inter con il solito Mkhitaryan, occhio a Lautaro, occhio a Thuram, pallone per Thuram, di tacco, Çalhanoğlu, rete! Giocata fantastica dell'Inter in contropiede, doppietta di Çalhanoğlu, su, cioccolatino davvero, una perla, una gemma da parte di Thuram, di tacco l'assist per Çalhanoğlu che arrivava da dietro con il destro, ha fulminato Sorrentino per il 3-0 dell'Inter. Cioè rigore, da rigore l'arbitro, calcio di rigore per il Monza per l'intervento di Darmian. Pessina contro Sommer, rigore confermato. Pessina prende la ricorsa fuori dall'area di rigore, va verso destra, calcerà col sinistro, tiro, rete! Fermo Sommer al centro della porta, pallone basso alla destra dell'estremo difensore dell'Inter e dunque Pessina sul calcio di rigore accorcia le distanze. 3-1 per l'Inter, altro rigore per l'Inter contro Sorrentino. Lautaro Martinez
per il poker nero-azzurro. Parte Lautaro con il destro, rete centrale, Lautaro Martinez. Monza 1, Inter 4. C'è contropiede Inter, Mkhitaryan. Thuram, controlla a seguire. Thuram, passa da Caldirola. Thuram! 5-1! 5-1 Inter, numero di Marcus Thuram. Il vantaggio della Lazio con Felipe Anderson. Lazio 1, Lecce 0, il 13° minuto del secondo tempo. Il tentativo però di Orsolini, evita il portiere e segna con una sorta di semipallonetto quasi dalla linea di fondo. Ha evitato il suo diretto avversario Augello beffandolo e ha battuto con un tocco dal basso verso l'alto il portiere Scuffetto, una sorta di volée se nel calcio esistessero, per dire che comunque ha accarezzato la palla Orsolini che quasi dalla linea di fondo ha portato in vantaggio il Bologna al minuto numero 24. Siamo dall'altra parte con Petagna che prova ad andare via al portiere e mette il pallone dentro, non si capiscono Scorupchi e i suoi difensori, c'è il pareggio del Cagliari. Un'azione nata in verticale con Petagna, abilissimo a crederci e a evitare l'uscita del portiere, rimasto un po' a metà Skorupski, un passo avanti, un mezzo passo indietro e Petagna gli ha portato via il pallone, si è allargato, è riuscito a evitarlo e ha piazzato in diagonale il pallone alle sue spalle. Petagna raggiunge la rete del pareggio, il tentativo di Petagna, il gol! Sotto misura la rete di Petagna, cross proveniente da sinistra, il Cagliari in vantaggio, 24° minuto. Un'azione nata da un rinvio sbagliato di testa di Van Hooijdonk, più che sbagliato, pericoloso perché a campanile, un'azione che il Cagliari è stato bravo con i suoi esterni a cercare di far propria con il pallone che dopo che è stato alzato con il destro proprio da Van Hooijdonk è stato rimesso all'interno dell'area di rigore da Vietesca. È arrivato Petagna ma l'ultimo tocco probabilmente di Calafiori, quindi dobbiamo attribuire a un'autorete di Calafiori il gol che porta in vantaggio il Cagliari al 24° della ripresa. Autorete di Calafiori. Grande gol. Il vantaggio dell'Udinese, intervengo dallo stadio Artemio Franchi, ha portato in vantaggio la formazione di Cioffi Lovric. Un'azione di contropiede da parte dell'Udinese nata dai piedi di Wallace che ha servito Luca ha visto libero sulla sinistra Lovric che è arrivato fino all'interno dell'area di rigore, ha scaricato un sinistro imprendibile per Terracciano e dunque quando siamo al 10° minuto allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Udinese 1 e c'è la Fiorentina davanti con il cross di Faroni, il colpo di testa bellissimo di Beltran e il pareggio per la Fiorentina quando siamo arrivati al 10° della ripresa, bellissimo l'assist, bellissimo il cross da parte di Faraoni all'esordio oggi in maglia viola, è bello anche il colpo di testa di Beltran, il centravanti argentino riesce a pareggiare il conto e dunque la Fiorentina pareggia sull'1-1 quando siamo arrivati al 10° della ripresa. Lovric all'interno dell'area di rigore, arriva il gol da parte dell'Udinese con Toven lasciato solo all'interno dell'area di rigore al 28° dunque l'Udinese riesce a riportarsi in vantaggio. Fiorentina 1 Udinese 2. Scambi stretti dei giocatori di Pioli con Adli che si libera il sinistro, rete, ha segnato il Milan, Adli si ferma, Leao cerca ancora Adli, eccolo il traversone alto in mezzo, il colpo di testa di Chiere, poi da due passi il raddoppio di Olivier Giroud, ha raddoppiato il Milan, Giroud, calcio di rigore in favore della Roma, c'è Paredes mi pare sul pallone, c'è la rincorsa da parte di Paredes che va con il destro a rete, ha accorciato le distanze da Roma con Paredes, colpo di tacco di Giroud ancora per Hernandez, sinistro, rete splendida di Teo Hernandez che chiude la partita con un fendente sotto la traversa dopo il colpo di tacco di Giroud. Calcio di rigore in favore dell'Atalanta, Koopmeiners contro Turati, il fischio del direttore di gara, parte l'olandese, spiazzato Turati, la rete dell'Atalanta, Koopmeiners porta avanti la Dea, portiere da una parte, pallone dall'altra, Atalanta 1, Frosinone 0, rigore perfetto di Koopmeiners, c'è Ruggeri, prova ad avanzare il laterale sinistro della formazione di casa, appoggia sulla corsia per decheterare, lato corto dell'area di rigore, ancora lo scambio con Ruggeri, mette il pallone in mezzo, deviato la rete,
Ederson fa 2-0 Atalanta. Pallone recuperato da Scamacca, Ederson per De Ron, l'appoggio verso De Ketelaere all'interno della rigore. De Ketelaere, la rete! Atalanta 3, Frosinone 0, la perla del belga. Avanza l'Atalanta, 4 contro 4, Pasalic, l'apertura per Zappacosta che è libero, stoppa il pallone, la conclusione, la rete. Il poker dell'Atalanta lo cala Zappacosta al 39esimo della ripresa. Tanto traversa, miracolo, gol. La rete di Holm a sancire il 5-0 dell'Atalanta. Perde palla in uscita il Sassuolo, recupera la Juventus, il pallone al limite dell'area, la conclusione, il gol da parte di Dusan Vlahovic che controlla con il destro e con il sinistro la mette sotto l'incrocio. Grandissimo gol di Vlahovic, la battuta con il sinistro e il pallone che si abbatte, il gol! Vlahovic, punizione, traversa, gol e 2-0, secondo gol da fuori da Dusan Vlahovic, 2 su 2 da fuori aria, il secondo direttamente su punizione, 36, Juventus 2, Sassuolo 0. Ancora il pallone che viene messo all'indietro per il tentativo di controllo da parte di Boloca, poi interviene Tressoldi che perde palla, si avventa sul pallone la Juventus, area di rigore, la conclusione, il terzo gol da parte della Juventus, messo a segno da Federico Chiesa che quindi torna in campo e trova il gol regalo della difesa del Sassuolo. Chiesa al minuto numero 43 segna il gol del 3-0 che di fatto chiude la partita.